sconfitto del campionato a Roma con la Lazio. Il professore Bessellini, che giudizio dà di questo Napoli? Io non sono professore, io sono un addetto ai lavori, riguardo e parlo solo della mia squadra, però devo dire che come battuta, se il Napoli oggi ha battuto l'Ascoli, vince di sicuro il campionato. Mi auguro che la profezia di Bessellini si avveri. Certo che il Napoli non deve essere oggi contento per quello che è espresso in campo come gioco, non me lo sono saputo spiegare neanche io sinceramente, la trasformazione di questa squadra veramente imballata, opaca e contratta nel primo tempo, mentre invece nel secondo tempo ha saputo sfoderare una prova dignitosa, una prova piena di carica agonistica. Abbiamo cercato il risultato a tutti i costi, abbiamo anche trovato, l'Ascoli è stato messo alle corde, cosa che invece nel primo tempo non era successo. E nel primo tempo il Napoli si è rivista davvero brutta. Il rientro di Renica dopo 4 mesi avrebbe dovuto far ritrovare d'incanto alla squadra schemi ed equilibri tattici smarriti negli ultimi tempi. Il libero si è battuto con grande determinazione, forse anche troppa, tanto da meritarsi una ammonizione. Ma il Napoli ha continuato a balbettare ed a correre pericoli serissimi per la porta affidata di nuovo a Giuliani dopo un interregno di Fusco conclusosi sul 3-0 del Flaminio. Svektovic e Casagrande hanno seminato il terrore nella difesa partenopea, sorretta da alcuni provvidenziali interventi di Fusi, che però al 37esimo andava KO in uno scontro aereo con Carillo. Gioco sospeso per 4 minuti, lunghi momenti di paura ed una corsa in ambulanza in ospedale, ma per fortuna l'attacco escludeva qualsiasi complicazione, soltanto un forte ematoma frontale. Con Mauro in campo ed un po' di decisione in più, nel secondo tempo il Napoli ha ripreso faticosamente in mano le redini del gioco e l'Ascoli ha dovuto subire la pressione, sia pure disordinata, degli azzurri. Troppo poco però per ristabilire un minimo di feeling fra la squadra ed il pubblico, che continuava a fischiare ogni errore, in particolare di Carnevale. E così, quando al 21esimo era proprio Carnevale a spedire di testa alle spalle di Lovieri un perfetto invito di Maradona su calcio di punizione, la gioia dell'attaccante si trasformava in contestazione nei confronti di una parte dei tifosi, con gesti fin troppo eloquenti. Ma siamo ancora in clima natalizio ed il pentimento è giunto immediato. Ho sbagliato qualche palla di troppo e purtroppo il pubblico, ma non solo a me, penso che abbia fischiato un po' tutta la squadra. È stato un momento, sì, di rabbia, io chiedo scusa, dall'altra parte quando sono in campo sono abbastanza nervoso. Subito il gol, Bersellini ha ordinato ai suoi di tentare il tutto per tutto, offrendo però spazi incredibili al Napoli, che a quel punto avrebbe potuto vincere addirittura di goleada. Se Careca non avesse sciupato occasioni d'oro, se una improvvisa fucilata di Maradona al 39esimo non avesse colpito un palo, e se Zola, entrato in campo da pochi secondi, non avesse cercato al 90esimo di fare il Maradona, tentando un pallonetto lunghissimo nella porta abbandonata da Lovieri, spintosi anche lui all'attacco nell'ultimo disperato assalto dell'Ascoli.